Abbiamo detto all'inizio che Mecir amava perdere la prima partita e poi rientrare, però tu hai fatto notare un particolare a rovescio, no? E riguarda cioè che Lendl, quando ha vinto un set quest'anno, non ha mai perso l'incontro. Cioè non si può lasciar partire Lendl in testa, perché ha un ritmo troppo elevato. E poi si incoraggia, diventa più sicuro, è già fortissimo. 0-15. Al solito noi speriamo che Mecir possa rimanere nel match. Necessiterebbe un Lendl un po' meno terribile. Uno dei suoi soprannomi è proprio Ivan il Terribile, nel circuito. Certo, sai, nello sport i soprannomi certe volte sono anche un po' fanciulleschi. Presidente della Federazione Americana, Randy Gregson, di New Orleans. 30-15. Ecco, prima vi ho detto che Philippe Chatrier, presidente della Federazione Internazionale, si era complimentato con noi, e ancora più calorosi e vivi e giustificati sono stati i ringraziamenti di Randy Gregson, che dice sono felicissimo che il nostro torneo sia stato seguito con così grande attenzione nel vostro paese. Soprattutto perché adesso che alcuni amici, soprattutto quelli del CONI, più un direttore di torneo come Antonio Monduzzi, hanno rimesso un po' in linea di volo Roma, Roma torna ad essere il torneo che noi abbiamo sempre desiderato fuori. 40-30. 40-30. Crossettino di Mecir, che ha messo un po' momento fuori misura il bazooka di Lendl. E qui Lendl ha fatto a Mecir quello che Mecir ci ha fatto in tre grandi partite a due svedesi e a un tedesco, l'ha lasciato surplato, si dice nel gergo dei pistar, e lo diceva anche nel calcio il buon Carosio. Advantage Lendl. Palla break, si è fatto prendere un po' dalla fretta e quasi un pochino dalla rabbia questo colpo Mecir, proprio un momento di fastidio, dice cosa te posso fare contro questo diavolo. La riga di fondo, il rovescio, e invece fuori il dritto. First game, third set. E il break. Ivan Lendl in vantaggio per 1-0 nel terzo set, dopo aver vinto i primi due col punteggio di 6-4, 6-2. Sta aprendo la partita, Gianni, quello che noi speravamo non si verificasse. Speravamo, però voglio dire, speriamo ancora, noi ovviamente. Speriamo ancora, noi facciamo il tifo anche per lo spettacolo e non solo per il giocatore più debole, però insomma io non ho preso troppi rischi in apertura, ma nello sputare un pronostico molto schietto e neanche tanto avventato. Mi auguro sempre di essermi sbagliato, mi auguro che questa nuova camicia, come nel caso di Nesso, a rovescio, porti fortuna a Mecir, ma insomma è un lento. Non solo si ha cambiato la maglietta, ma si è messo anche il maglioncino perché la temperatura è scesa un po'. E sì, poi sono quasi le 6 del pomeriggio, e 17:55 New York, un po' di venticello anche. E se Dio vuole ti lasciano in pace oggi Jet, ho visto adesso sfilare sul profilo di Manhattan all'orizzonte, atterrano lontani, oggi c'è il vento buono per noi. Ogni tanto ci sentirete strillare, ci avete sentito strillare come aquile, ma era il Jet che passava e dovevamo battere il rumore. Dovevamo uccellacci. Per me è assolutamente impossibile con la mia vocina. È già una voce più impostata, insomma. Ivan Lendl al servizio, 6-4, 6-2, 1-0 il punteggio in suo favore. Lendl sta giocando la sua quinta finale consecutiva in questo torneo e ha molta meno paura che nella prima. Nella prima, ti ricordi? Quando ha sfidato le ire di G.
Jimmy Connors, ne è stato poi travolto. Ha provato la rivincita l'anno successivo e non c'è stato ancora niente da fare, è stato punito 6-0 al quarto set dopo un terzo set perduto in modo incredibile. Con un doppio errore sul set point. Poi si è trovato McEnroe, miglior McEnroe probabilmente, 3-7-0. E finalmente l'anno scorso si è preso le sue rivincite. E si era creata la leggenda di un Lendl che non potesse vincere questo torneo. Quindici-0. Di risolvere di potenza questo scambio Lendl, soluzione che gli è riuscita spesso peraltro, questa volta invece il nastro. Quindici pari. Esce il cross di rovescio di Miloslav Mečir, 30-15. È costretto a tentare angoli troppo difficili. Lui che già per solito usa delle traiettorie difficilissime, oggi è costretto a fare ancora di più e spesso gli va male. È salito l'indice di difficoltà, chiaramente. Certo. L'indice di rapidità, l'impegno atletico e poi la necessità di aprire angoli più larghi, perché se no quel mostro di Lendl ci arriva. Che per tenere e poi addirittura vincere questo scambio Mečir ha dovuto fare delle cose incredibili e molto vicine al suo limite, certo. Mentre il margine di Lendl è superiore. Ha già giocato un torneo che l'ha asciugato Mečir, addirittura non era tanto poco convinto di poter vincere anche con Becker, che aveva già prenotato l'aereo per partire alle 6 di sera il giorno che ha giocato con Becker, curioso. I giocatori per la verità lo fanno un po' anche per scaramanzia. Sì, sì, esatto, sì. Prenotano il posto. Comunque ne aveva prenotati due, su un aereo alle 6 di sera e su un aereo alle 11 di sera. Per prudenza, ma anche forse un po' per scaramanzia. È prenotato anche per l'aereo di questa sera per tornare in Europa. E Cisma qua evidentemente potrebbe benissimo vincere e tornare in Europa, questo non è più un segno di abbandono. È 40-30 intanto, l'aereo non l'ha prenotato, lo poteva prenotare anche Lendl, non lo prenota perché arriva a casa in 40 minuti in automobile, esatto. Ora che abita nel Connecticut e non più a Praga. E guida ancora lui, ormai un tipo di riccone come Lendl, guida ancora lui e c'ha ancora macchine sportive, la stessa Porsche con la quale ha avuto un incidente d'auto 2 anni fa, ma non dovuto a colpa sua, va detto. E va via il dritto di Mečir e Lendl tiene il servizio e ora siamo 2-0 nel terzo set.